Eccoci alla seconda parte della descrizione della chiesa di Sant'Andrea delle Fratte. Ci avviciniamo all'intersezione della navata con il transetto. In alto, la slanciata cupola, progettata dal Borromini, ma ultimata da Mattia De Rossi, ricordiamo senza il lanternino, è affrescata sempre da Andrea Pasquale Marini, marchigiano, e rappresenta la grande scena della redenzione con diversi personaggi dell'Antico Testamento. Anche se l'iscrizione alla base è dedicata a Sant'Andrea e lascia quindi il dubbio di un progetto mutato in corso d'opera. La cupola, narrano le cronache, fu finanziata anche con la vendita di due tele, il cui ricavato, 210 scudi, fu introitato il 12 maggio 1700. Quindi, poiché il Marini morirà nel 1712, l'affresco può essere collocato nei primi 10 anni del Settecento. Del Marini o di Francesco Cozza, i quattro pennacchi raffiguranti a coppie miste, quattro santi dottori della Chiesa occidentale, Gregorio, Ambrogio, Agostino e Girolamo, e tre della Chiesa orientale, proclamati nel 1568, e cioè Gregorio Nazianzeno, Giovanni Crisostomo, Basilio, più Cirillo d'Alessandria, quest'ultimo proclamato dottore nel 1882. A terra un'iscrizione ricorda che il pavimento è stato rinnovato con i soldi del principe Torlonia, titolo acquisito e acquistato con il suo incredibile fiuto degli affari, nel 1838. Volgendo lo sguardo a destra, vediamo la ricca cappella dedicata a San Francesco di Paola, realizzata da Filippo Barigioni, inaugurata il 9 aprile del 1736 con il contributo di Augusto Chigi, nobile ma soprattutto banchiere del principe borghese, e del cardinal Coscia, che se non erro nel periodo considerato si trovava recluso a Castel Sant'Angelo, condannato per vari reati finanziari, poi condonati nel 1742. La tela centrale che rappresenta il santo è di Paris Nogari, romano, attivo nel tardo Cinquecento, mentre gli angeli dorati sono di Giovan Battista Maini, da Cassano Magnago, importante scultore molto richiesto, di cui ricordiamo il monumento a Innocenzo X a Sant'Agnese. Come sempre suo è il groviglio di angeli sopra l'altare, pare su disegno del Bernini. L'altare, con la sua forma convessa, mantiene l'ispirazione borrominiana e conserva il pavimento del nostro architetto. Eccoci all'altar maggiore, dedicato a Sant'Andrea, sobrio nel disegno proprio dell'altare disegnato da Francesco Claudio Ferruzzi, consacrato dal cardinal Daltan il 30 novembre 1728, efficace nella rappresentazione del martirio del santo, con tre tele di circa 5 metri e 50 per 3,80 m. Opere eseguite a cavallo tra 600 e 700, dal pistoiese Lazzaro Baldi, allievo del Cortona, quella centrale, dall'istriano Francesco Trevisani e dal romano Giovan Battista Lenardi, allievo del Baldi, le laterali. Due stili nettamente diversi, pacato il primo, drammatico il secondo. Altre due tele sono appese ai pilastri. A destra la flagellazione di Antonio Grecolini, romano, allievo del Lenardi, e Sant'Andrea al martirio, di scuola si suppone genovese. In alto l'affresco sempre del Marini, che elabora un episodio del Vangelo di Giovanni, la moltiplicazione dei pani e dei pesci, come descritto nel cartiglio. Andiamo ora ad osservare le due cose più interessanti dal punto di vista artistico, con un minimo di suspense. Dirigiamoci per un attimo a Ponte Sant'Angelo, dove nel 1669 Clemente IX, nato Giulio Rospigliosi, pistoiese, nell'ultimo anno del suo pontificato fa restaurare dall'ormai settantenne Bernini il ponte e sui parapetti vi fa collocare 10 statue di angeli che portano gli strumenti della Passione. Autori, i suoi collaboratori, meno due, scolpite dallo stesso con l'aiuto del figlio Paolo, di cui Clemente si innamora e facendole lasciare nello studio dello scultore a disposizione del cardinal nipote Jacopo. Sono l'angelo con il titolo della croce e quello con la corona di spine, che dopo 60 anni vengono donate dal nipote Prospero Bernini alla chiesa il 13 marzo 1729, collocate ora ai lati dell'altare maggiore.
Tuttavia Bernini scolpirà una terza statua, quella con il cartiglio, in quanto non voleva che un'opera del pontefice rimanesse senza una qualche fattura di sua mano. Così almeno ci racconta Filippo Baldinucci nella vita del Bernini, 1682. Nel transetto sinistro, la cappella, forse prima dedicata all'Immacolata, viene rielaborata dal Vanvitelli, sulla spinta di fra Giulio Casali, che si era occupato anche del transetto destro, che qui viene sepolto. I lavori, iniziati nel 1749, vengono interrotti e proseguono a singhiozzo, e nel frattempo l'architetto viene completamente preso dalla costruzione della Reggia di Caserta. I lavori vengono ripresi nel 1822 e completati nel 1839 da Giuseppe Valadier, romano di origine provenzale e figlio, e viene definitivamente dedicata a Sant'Anna. L'opera probabilmente non stravolge il progetto originario, pur attraversando il periodo neoclassico rimangono echi tardo-barocchi. Da notare la forma concava della cappella, che fa da contraltare alla forma convessa del transetto destro. L'ovale, che rappresenta la Vergine Maria con i genitori Sant'Anna e San Gioacchino, è del cremonese Giuseppe Bottani, 1759, mentre la Sant'Anna morente sotto l'altare è del citato Giovan Battista Maini, 1752 circa, che rende un omaggio al Bernini, riproducendo di fatto l'estasi della beata Ludovica Albertoni, collocata a San Francesco a Ripa, con un'unica differenza: le fattezze senili della santa. Gli stucchi superiori sono di Luigi Fontana, marchigiano di Monte San Pietrangeli, seconda metà Ottocento. Prima di passare alle cappelle di sinistra, uno sguardo al monumento funebre di Mariana del Bufalo Caffarelli, di Gaetano Giorgeri, allievo del Canova, 1819. Ed eccoci alla cappella della navata sinistra, dedicata a San Giuseppe, fino al 1728 sotto il patronato dei baroni Scarlatti, in seguito rinnovata nel 1883 su disegno di Virginio Vespignani, romano. Del periodo seicentesco rimane la tela di Francesco Cozza, San Giuseppe con il bambino, mentre del romano Giuseppe Capparoni, pittore e incisore, sono le due tele ottocentesche, uniche in quanto non se ne conoscono altre prodotte dal pittore. Eccoci alla cappella più frequentata dai fedeli a causa di questo signore, Alfonso Ratisbon, che ebreo convinto, davanti a questa cappella già dedicata a San Michele Arcangelo, il 20 gennaio 1842 vede apparire la Madonna, si converte e diventa sacerdote. Il miracolo viene riconosciuto dalla Chiesa e da quel momento diventerà la cappella della Madonna del Miracolo. L'attuale sistemazione si deve al romano Marcello Piacentini nel 1950. La tela centrale è del siciliano Natale Carta e richiama l'immagine della medaglia miracolosa. Le due tele laterali di Domenico Bartolini romano, 1842 circa. La seconda cappella a sinistra del crocifisso, opera lignea di autore ignoto, viene eseguita da Giovanni Sommazzi, noto scalpellino, lì residente, utilizzando un marmo scuro tagliato verticalmente da sottili linee di diaspro di Sicilia, ed è data in patronato alla famiglia Coramboni, che vi seppellisce alcuni esponenti. Qui vediamo due ottavi, uno con vettore in Portogallo, cioè addetta a riscuotere le imposte per la fabbrica di San Pietro, oltre che arcivescovo di Urbino, e fratello di Vittoria, affascinante fanciulla che crea molti imbarazzi in famiglia e fa arrabbiare non poco Papa Sisto V, e l'altro, governatore di Cesena, morti rispettivamente nel 1625 e nel 1637. Il soffitto è affrescato dal Borgognone. Nella controfacciata il bel monumento realizzato da Pietro Bracci nel 1748 circa al cardinale nobile ferrarese Carlo Leopoldo Calcagnini, erudito nelle lettere ma soprattutto emerito giurista, con le armi della casata, il leone e la cicogna, e il motto in francese è un segreto, per via di missioni effettuate da un suo antenato per il re Enrico II di Francia. L'ultima cappella dedicata alla Vergine, che ospita una tela settecentesca di Anonimo e due affreschi tardo rinascimentali più antichi della chiesa dell'Umbro Avanzino Nucci, è attualmente riservata all'esposizione del presepio natalizio. Con questa immagine VidLab vi saluta, augurandovi naturalmente serene festività, che di questi tempi non è poco.